Maratea Web Radio Sport. In studio Francesco Fontana. In uno stadio Europa gremito di pubblico va in scena la quinta giornata del campionato di seconda categoria. L'FC Maratea ospita in casa il Tramutola, Maratea in consueta maglia granata, ospiti in maglia azzurra. Tra le fila dei tirrenici va in banchina Giuseppe Maimone, tandem d'attacco Bochino Cantisani. Primo tempo abbastanza noioso, il Maratea controlla palla ma raramente affonda nell'area di rigore avversaria e allora sono gli ospiti a rendersi pericolosi, come in questa occasione quando la palla danza pericolosamente sulle linee di porta e poi Acquaviva riesce a liberare. Ancora ospiti in avanti con questo calcio di punizione, schema intelligente, pallone in mezzo, la grande respinta di Fabio Annunzio, ottima partita per lui. Pochi minuti dopo però al 40esimo avversari in vantaggio con questo inserimento del terzino sinistro perso dai difensori del Maratea e ospiti in vantaggio. Nel secondo tempo il Maratea si sveglia, entra in campo Maimone, acclamato alla grande dal pubblico, e pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, su grande lavoro di Cantisani, riesce a firmare il meritato pareggio per il Maratea. Stupendo Cantisani nel difendere palla e nel servire il centravanti dei tirrenici. Pochi minuti dopo Acquaviva spreca malamente l'occasione del 2-1, ma sulle ali dell'entusiasmo il Maratea riesce a raddoppiare ancora una volta con Giuseppe Maimone, servito in modo stupendo da Roberto Maesti con un cross preciso dalla sinistra. Gli ospiti però si rivedono in avanti e dopo questa azione confusa l'arbitro vede un fallo di mano e assegna un rigore agli ospiti, trasformato dal capitano che va così a firmare il 2-2. Le squadre ormai sono stanche, il Maratea si affida ai calci piazzati, Cantisani prova ad impensierire la retroguardia del Tramutola ma non riesce a firmare il 3-2. Ultima azione, Maratea tutto in avanti, palla che carambola in area ma alla fine l'uscita bassa del portiere va a sventare ogni pericolo e la partita si conclude con il 2-2 e un punto per entrambe le squadre. E allora possiamo staccare con le immagini, dunque Maratea che riesce a fermare la capolista e ottenere un punto prezioso per il campionato. Certo, c'è forse il rammarico di aver regalato un tempo agli avversari, in ogni caso nel secondo tempo Maimone ha dimostrato che il peso dell'attacco di questo Maratea lo può reggere alla grande. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima partita.